Un libro per raccontare alle nuove generazioni chi era realmente Donna Rachele Mussolini, moglie storica di Benito, per offrire un'immagine limpida sulla figura di una donna che ha avuto un ruolo importante nella storia del marito, ma è anche un lavoro di ricerca storica quello compiuto dalla nipote Edda Negri, autrice del libro Donna Rachele, mia nonna, in collaborazione con Emma Moriconi, coautrice del libro. Il libro parla di mia nonna Rachele, la moglie di Benito Mussolini, ma soprattutto mia nonna. È un libro scritto per le nuove generazioni, parla dei ricordi che lei mi ha raccontato, ma anche e soprattutto è un libro di ricerca storica, perché con la coautrice, che è Emma Moriconi, abbiamo cercato i documenti negli archivi di Stato proprio per supportare quelli che erano i ricordi della nonna Rachele, magari anche mettere dei puntini su lei. Ecco, che donna era? Proprio come l'ha conosciuta lei, come ne hanno parlato anche sua madre, insomma. Era una donna incredibile, forte, molto pratica, umile, non si è mai data arie, pur essendo la moglie del duce, però nella sua infanzia era una contadina, e questo comunque, attaccata alle origini romagnole, questa l'ha portata in tutta la sua vita. Ecco, restituire l'immagine vera alle nuove generazioni, qual è l'errore che le nuove generazioni compiono in questo senso? Beh, sulla nonna Rachele in fondo non la conoscono, e quindi è una donna che le nuove generazioni veramente conoscono magari molto di più, le amanti del nonno, ma non conoscono quella che era la donna con la quale ha vissuto, è la madre dei suoi figli, quindi è anche un mettere i puntini veramente sulle i su quella che era la signora Mussolini. Ecco, l'ultima domanda: è il passaggio che le piace di più di questo libro? Tutti. L'ho scritto io, quindi non c'è un passaggio che è più bello o meno bello. È un libro scritto con il cuore, fatto di emozioni, e questo traspare anche ai lettori che lo leggono.